Ciao a tutti, sono Max, bentornati sul canale e benvenuti nel nuovo video per la serie. Oggi vi porto con me Libri di Corsa, puntata numero 2. Cercherò di andare più piano oggi, speriamo di riuscirci, sono un po' testone. Cercherò di andare più piano per cercare di parlare un po' più chiaramente, perché nell'altro video mi sono reso conto avevo un po' troppo il fiatone. Allora, seconda puntata, oggi vi consiglio un libro che ho appena terminato, l'autore Murakami, autore giapponese, che io tra l'altro non conosco, ma mi dicono essere uno degli scrittori più in voga in questo momento. E il libro che vi consiglio, se rimango vivo quando mi fanno il pelo, il libro che vi consiglio è L'arte di correre. In pratica Murakami racconta come concilia l'essere scrittore e l'essere un maratoneta, anche triatleta e ultramaratoneta. Quindi corre sia il maratone che anche triathlon e corsi di 100 km. E lo fa con un modo molto, molto semplice. Una scrittura molto semplice, a mo' di appunti di viaggio, dove in pratica racconta le sue giornate, le sue vacanze improntate sulla programmazione delle corse, perché lui, programmando le sue maratone annuali, per programmarle programma anche i suoi spostamenti in giro per il mondo e concilia impegni lavorativi, impegni di corsa, quindi atletici. Un libro quindi che è molto, molto descrittivo della sua vita quotidiana. So che essere lui uno scrittore molto avido di queste informazioni, e invece questo libro racconta molto di come vive correndo e scrivendo. In pratica, mentre lo leggevo, quello che mi è venuto da dire è stato: dovessi scrivere un libro, lo vorrei scrivere così, sulla corsa. È proprio vivibile, capisci l'importanza che ha uno sport del genere per uno scrittore così importante, e come non potrebbe essere uno scrittore così importante senza essere anche un atleta e un maratoneta. Mi è piaciuto molto, ve lo consiglio. Non è un libro lungo, si legge molto velocemente, quindi se avete voglia di anche magari di sapere qualcosa di più di Murakami, se lo conoscete come autore, questo è il libro che va per voi. Un saluto a tutti, spolliciate. E ora adesso finisco di fare una corsettina anch'io. Ciao ciao!